Te ti facevi chiamare Keyen. Che cosa vuol dire Keyen? Crazy motherfucker. Non ci credo. Avevo 13 anni quando mi dato quel nome. Crazy motherfucker, ma spacca però. Dovresti fare un progetto così Keyen. No, ma c'era un pezzo del primo disco di Micromala, mm-hmm, dove siamo io e Nextro, facciamo mega oscuro, proprio uno storytelling che per puro caso non lo sentivo da 10 anni, l'ho sentito ieri sera. E entravo poi dicendo sono Crazy Mada, il re del buon cielo. Allora dopo questo rap, tutto questo pezzo è tutto rappato tutto school, così. Sono Crazy Mada, il re del buon cielo. Quando faccio il rap con il social next. Hai spaccato. Così. Hai capito? Crazy, ma non lo vorrei fare, io un giorno però lo vorrei. Spacca. Però spacca Crazy Mada, a me piace come si nome. Si spacca il culo, bro. Però lo so, Keyam, lo so, ricordava Keyam, Keyam, mi scrivevano sbagliato, ho detto sai che c'è, se mi chiamo Jenny Gioielli, prova a sbagliarlo. Ecco, bravo. Ma come si fa a passare da Keyam, da Crazy Mada a Jenny Gioielli? Ma perché avevo un nome che la gente si ricordasse, un po' mi chiamavano Johnny, era un modo così, Johnny, anche Grano si chiamava Johnny, infatti lui è diventato Johnny Grano. Johnny Grano, sì. E poi ascoltavo i Dipset, mi piaceva Joel Santana, ho detto mi chiamo Johnny Gioielli, senti come suona bene, Johnny Dorelli, Johnny Gioielli, suona bene, la gente se lo ricorda. Sì, sì, no, poi suona bene, spacca.